Vice sindaco dal 2004, sindaco reggente da un anno, Stefano Mazzoleni, 39 anni, progettista meccanico, sposato, due figli, ha deciso di candidarsi a primo cittadino di Pontenossa. Cosa l'ha convinta a fare il grande passo? Beh, la scelta è innanzitutto dettata dal fatto che 39 anni comunque sono un'età nella quale una persona dovrebbe dare, quindi in questi 10 anni ritengo in maniera molto umile di aver cercato di imparare il più possibile e mi piacerebbe nei prossimi anni avere la possibilità di poter trasmettere anche ad altre persone l'esperienza che ho maturato in questi anni. Tengo e sottolineo precisare con estrema umiltà, nel senso che non voglio insegnare niente a nessuno, non vorrei insegnare niente a nessuno, ma vorrei semplicemente trasmettere le esperienze che ho vissuto in questi 10 anni al fianco di persone che come me hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo per lavorare per il bene della propria comunità. Sarà una lista completamente rinnovata. Perché questa scelta? La scelta di rinnovare è stata dettata dalla decisione degli attuali amministratori di dare la possibilità ad altre persone del paese di poter tentare l'esperienza amministrativa. L'attuale lista, quindi i candidati consiglieri che saranno al mio fianco nella prossima tornata elettorale, saranno persone inserite in diversi ambiti del tessuto sociale di Pontenossa. Quattro uomini e quattro donne. Quindi rappresentiamo in maniera equa anche le quote rosa. Sono due le caratteristiche principali di questa lista, ed in particolare la continuità rappresentata dal sottoscritto e dalla novità rappresentata da tutte persone nuove che quindi sono alla prima esperienza amministrativa. Questa è un'anticipazione, in quanto la presentazione ufficiale dei candidati è prevista per il 30 aprile prossimo alle 20:45 presso la sala Tommaso Caffi delle scuole elementari. In quella serata saranno presentati tutti i candidati consiglieri. Vorrei ringraziare gli attuali amministratori per l'esperienza che abbiamo condiviso in questi anni ed in particolare li vorrei ringraziare per il supporto che mi hanno dato in quest'anno di reggenza. Un altro ringraziamento che vorrei sottolineare è la scelta di tutti gli attuali amministratori di dare spazio ad altre figure, quindi ad altre persone, per poter tentare l'esperienza amministrativa. Non è da tutti, quindi io voglio sottolineare questo e li ringrazio nuovamente. Non resta che elencare i candidati consiglieri che saranno Silvia Bottani, Maria Teresa Braggi, Angelo Cenati, Cecilia Fronti, Daniel Masneri, Simona Pezza, Stefano Quistini e Christian Raineri.